un aristocratico etrusco nell'VIII secolo a.C., apparteneva all'elite che guidava la società dell'epoca. L'aristocrazia dominava sia gli aspetti militari sia quelli religiosi e sociali, esprimendo la propria supremazia in diversi modi. La vite aveva un ruolo molto importante per il prestigio connesso al consumo del vino, a cui venivano attribuiti significati simbolici e rituali. La progressiva evoluzione socio-economica portò nel corso dell'VIII secolo a.C. ad una maggiore articolazione sociale, formando un'elite che alla fine del secolo emerse chiaramente come ceto aristocratico dominante. La pratica del banchetto condiviso tra pari assunse un valore sociale importante. La suddivisione e la condivisione del cibo diventavano parte di un evento ritualizzato nel quale il vino assumeva un ruolo rilevante. Una delle attività elitarie strettamente connesse al valore guerriero e aristocratico era la caccia. È probabile che una prova di abilità nella caccia facesse parte del rituale iniziatico per entrare nella classe degli adulti abilitati all'uso delle armi. Il rinvenimento nell'area adriatica di alcuni corredi principeschi in cui apparato bellico e simbologia del potere civile e religioso sono ugualmente rappresentati testimoniano come gli aristocratici si occupassero anche degli aspetti religiosi. Questa religiosità, probabilmente basata sul culto solare e forse legata ai miti di rinascita, trapela attraverso il rito funebre. L'aristocrazia, guerriera e fondiaria, era legata al controllo del territorio e delle sue risorse. Per il controllo del territorio era indispensabile spostarsi velocemente su distanze medio-lunghe. Diventò quindi strumento del potere il possesso dei cavalli, il cui allevamento, molto impegnativo e dispendioso, era riservato ad usi militari o di prestigio. I cavalli venivano utilizzati per carri e calessi, per il carro da guerra o come cavalcatura. Già all'età del bronzo il cavallo era stato utilizzato come animale da traino e il carro da guerra era diventato il simbolo del guerriero aristocratico. Ma a partire dall'VIII secolo a.C., i guerrieri cominciarono a spostarsi anche a dorso di cavallo, acquisendo una mobilità fino ad allora impensata e consentendo il controllo di territori enormemente più vasti rispetto a quanto avveniva durante l'età precedente.